Cristiano Malgioglio, noto personaggio televisivo e cantante, ha recentemente svelato un retroscena sul passato amoroso di Enzo Paolo Turchi durante la semifinale di Tale e Quale Show. Malgioglio ha rivelato che Turchi avrebbe avuto una relazione di 2 anni con una misteriosa donna di origine cubana, portata in Italia da Don Lurio. Questa donna ha avuto una carriera brillante, esibendosi nei teatri di Las Vegas, e dopo una delusione amorosa è diventata una suora di clausura. Malgioglio ha insinuato che Carmen Russo, la compagna di lunga data di Turchi, potrebbe non essere a conoscenza di questa parte della vita del ballerino. Negli ultimi tempi, Turchi e Russo, insieme da oltre 40 anni, avevano affrontato una crisi nel loro rapporto. Turchi ha espresso dubbi sulla relazione, temendo di non soddisfare le aspettative della moglie. Nonostante ciò, la coppia ha poi mostrato di aver risolto i loro problemi, in particolare grazie alla partecipazione di Carmen al Grande Fratello, dove hanno dimostrato di avere un legame forte e duraturo. Malgioglio ha anche richiamato alla memoria un episodio passato in cui Carmen, colta dalla gelosia, si era presentata all'improvviso in sala prove mentre Turchi stava lavorando con la sua ex, Lola Falana. Questa situazione aveva messo Turchi in imbarazzo e sottolineato la gelosia di Carmen. Nonostante le rivelazioni sorprendenti di Malgioglio, restano in piedi interrogativi sul passato della coppia, che continua a essere molto amata dal pubblico. La loro storia, nonostante le difficoltà, sembra capace di superare ogni ostacolo, alimentando l'interesse per la loro relazione nel mondo dello spettacolo italiano. In conclusione, il racconto di Malgioglio non è del tutto nuovo, poiché Turchi aveva già menzionato in passato alcuni dettagli legati alla sua ex e ai sentimenti di gelosia di Carmen. Tuttavia, queste nuove rivelazioni offrono uno spunto di riflessione sulla vita privata di due figure iconiche dello spettacolo, mantenendo viva l'attenzione del pubblico sul loro legame e sul fascino che continua a circondarli anche dopo diversi decenni.